ma cangia fare, ca notte io non posso campare, a testa me gira, me vote furia, come faceva una volta mamma, a testa me gira, me vote furia, come faceva una volta a papà. 93, 94, 95 anni. Io gli ho mandato l'incipit, l'inizio del romanzo, a lei è piaciuto molto, però poi non scattavano gli altri. Io mi sono scocciato, come è arrivato il 150° anniversario d'Italia, ho detto ecco, io Susanna, la storia la scrivo. Poi pia l'esperienza della neve, la neve fredda e se fa mania. Così tanto crudele, morto me vide la coda dell'occhio, inquadrava la faccia decisa di quel giovane italiano dai baffetti ben curati e dall'incarnato scuro. Una razza, una faccia, ripeté tra sé con un brivido, e egli preferì attribuire al freddo metallo di quella pistola che gli premeva la tempia destra. Il capitano Johannes Liarkonos pensò anche a sua moglie, Rinaci, alla quale aveva promesso di invecchiare insieme e che l'aspettava a Corfù, indaffarata nei preparativi per il matrimonio prossimo della loro primogenita. Decise che non valeva affatto la pena rischiare, e anche se gli costava da matti, intraprese la manovra di inversione della rotta, non senza avere tranquillizzato quell'esagitato giovanotto, pregandolo di spostare la canna della pistola dalla sua tempia. Sì, a quell'uomo aveva una faccia familiare, probabilmente era siciliano. Noi non ci avamo più, ma vote tu, distrattamente pienza a me. Insomma, tra i cacciatori dell'Etna, il nome del conte del generalissimo. Siamo qui sul monte Pietralunga, immediatamente a ridosso dei Mille, in camicia rossa. La Masa ci ha detto di pazientare. Noi picciotti siciliani vorremmo attaccare subito, ma adesso siamo combattenti per i bandini. Possiamo, e non dobbiamo fare di testa nostra. Dobbiamo attendere in seconda linea. Gli ordini non si discutono. Siamo stati arruolati a tutti gli effetti, ci ha rassicurato la Masa. E percepiremo la mesata di 85 centesimi, come gli altri garibaldini. Ma non sono certo qui per i soldi. Io mi sarei arruolato anche se non mi avessero promesso i soldi e un futuro in camicia rossa. Io sono qui per fare l'Italia, per strappare la mia Sicilia ai napoletani e ai preti. Qui, e ora, se non potrà mantenere la parola data al suo re, ma anche ai suoi avi, a quelli che sente, i suoi fratelli, quelli di Roma, noi, siciliani, gli stessi napoletani, lombardi, veneti, toscani, calabresi, e io la penso come lui. Senza rendermene conto, mi ritrovo sospinto in alto da una forza misteriosa che spinge da dietro. Più tardi scoprirò che un centinaio di volontari, rimasto in retroguardia, visto il comandante bersagliato dai nemici, ha deciso di caricare verso l'alto. È quella la forza misteriosa che ho sentito. Sparo e mi acquatto. E ricaricare all'infinito. Perdo il conto, sento spari fischiare tutto attorno. Non so neanche come mi ritrovo a un passo da Garibaldi. Vedo uno dei suoi che lo protegge col suo mantello. Scorgo un soldato borbonico che lo prende di mira. Con attenzione, non vuole sbagliare. È in cerca di gloria. Ma anch'io lo sono. Mi avvento e mi frappongo fra il tiro di quel mancato eroe e il mio comandante. La pallottola destinata alla camicia rossa di Garibaldi colpisce me. Tutto si annebbia di colpo. La mia mente perde coscienza. Tra noi ufficiali comincia a circolare la voce che il nostro generale è il dittatore, cioè il capo supremo della Sicilia. Ma le voci sono discordanti.
c'è chi dice che egli è dittatore per conto del re Vittorio Emanuele, altri invece sostengono che Cavour, come al solito, ha paura del potere di Garibaldi e vuole levargli quella nomina così scomoda, ingombrante, per il governo che egli presiede a Torino. Forse ha paura che Garibaldi voglia vendicarsi di lui, che ha osato cedere Nizza, la sua città natale, ai francesi di Napoleone III, che oltretutto è anche amico del Papa. Io ho ricevuto un'ovazione dai miei colleghi ufficiali quando ho perso le staffe e mi sono messo a urlare che venisse lui, quel Cavour del cavolo, a combattere al posto di Garibaldi. Più tempo passa, più ve raffreddate, e ce riscalda un caffè squisito, è bello e casi pure e gelate, città delizia do caffè granito, facendo concorrenza al limonata. Con il quale invitava tutti i patrioti a raccogliere fondi per la liberazione dell'Italia dal giogo straniero, proclamava che servì. Proclama che servì a tenere vivi gli animi di tutti. Al rientro da un viaggio trionfale effettuato in Inghilterra, dove si incontrò perfino con Giuseppe Mazzini, finalmente, nel maggio del 1866, vennero formati ben 10 reggimenti di garibaldini in camicia rossa, inquadrati per la prima volta nell'esercito regolare, dove Garibaldi mi volle comandante di una compagnia, quella che comprendeva i 200 soldati a cavallo con il grado di maggiore. Così ci ricoprimmo di gloria a Montesuello e a Bezzecca, e nel 1866, nonostante la clamorosa sconfitta della battaglia di Custoza, dove combattei con Bixio e fui presente al famoso quadrato fatto dal principe Umberto contro le orde austriache, il Veneto fu finalmente pace a tua.